Intanto le chiedo subito se è contento di questa partita e cosa ha detto Zeman, perché so che vi siete appena sentiti. Ma contento sull'atteggiamento, soprattutto quello del secondo tempo, la voglia, comunque i ragazzi ci hanno provato, non abbiamo fatto in toto quello che potevamo e dovevamo fare, però tutto sommato la partita è stata giocata, ci abbiamo messo impegno, voglia, abbiamo avuto anche diverse occasioni, non le abbiamo sfruttate e quindi siamo usciti un po' rammaricati. Il mister non sarà mai contento, ma non tanto per il risultato, perché Cosa non gli è piaciuto? ma non gli è piaciuto che siamo stati, soprattutto il primo tempo, un po' troppo passivi, tanti passaggi all'indietro, abbiamo giocato poco in verticale, poca pressione all'avversario. Queste cose qui che proviamo sempre, lui vuole la squadra più che giochi in avanti, che verticalizzi di più, che giochi più sul ritmo. In parte ci siamo riusciti, in parte no, dobbiamo trovare più continuità. Soprattutto l'approccio, io direi dove il Pescara non ha fatto la partita delle ultime settimane, nella catena di sinistra dell'Ancona, oppure se vogliamo nella catena di destra difensiva del Pescara con Floriani, lì Cioffi ha fatto un po' quello che voleva, forse troppo. Sì, sicuramente non siamo partiti bene, soprattutto il primo tempo, merito anche degli avversari che sono partiti molto forte, ma noi dovevamo fare meglio. Siamo andati un po' in difficoltà perché eravamo lenti nell'uscire, abbiamo perso diversi palloni in appoggio, quindi abbiamo preso diverse ripartenze e quindi abbiamo sofferto un po'. C'è da dire anche che almeno all'inizio, i primi 20 minuti, è stato anche bravo l'avversario. Il Pescara è cresciuto, dicevamo, nel secondo tempo. Peccato per la giocata di Floriani per Merola che palla è finita sulla traversa, a me la ripresa è piaciuto da Gasso in versione stratosferica. Sì, come ho detto prima, sicuramente il secondo tempo siamo stati più attivi, abbiamo giocato più in velocità, abbiamo creato diverse occasioni, purtroppo non le abbiamo sfruttate. Sì, sia la traversa di Merola che anche altre situazioni che abbiamo creato, dovevamo essere più precisi nell'ultimo passaggio, non ci siamo riusciti, però sicuramente è una buona prestazione quella fatta nel secondo tempo. L'ultima da parte mia, poi le domande da studio. Pescara nelle ultime 2 settimane ci aveva abituato a non concedere più le classiche praterie alla squadra avversaria. Questa sera, soprattutto nei primi 20 minuti, si sono viste. L'assenza di Pellacani si è fatta sentire o non c'entra nulla? No, non era un problema dei difensori, il problema è che abbiamo perso, come ho detto prima, alcune palle in uscita. Quando perdi le palle in uscita e l'avversario ti riparte, è normale che trova la squadra, l'avversario più aperto, non messo bene. Un po' per demerito nostro, un po' per merito dell'Ancona, si sono create, come hai detto tu, soprattutto i primi 20 minuti, qualche situazione pericolosa che abbiamo concesso all'avversario. Diamo l'auricolare al tecnico Bucaro, così può ascoltare Fabio Ferraresi e Massimo Profeta da studio per le domande. Buonasera Bucaro, naturalmente la domanda la rivolgerà Fabio Ferraresi. Innanzitutto saluto il mister, no, Sì, buonasera riferendomi innanzitutto. anche all'ultima considerazione di Enrico, oltre a Pellacani, secondo me oggi Pescara si è allungato un po' troppo perché voleva andare play su play e questa cosa non è che è andata sempre bene. Non so se il mister è d'accordo. No, sicuramente qualcosina l'abbiamo sbagliata, ma parlo della prima parte del primo tempo dove forse non abbiamo avuto un approccio ottimale. Abbiamo sbagliato qualcosa, ma soprattutto di alcune palle in uscita andavamo veloci, eravamo un po' frenetici, quindi abbiamo dato la possibilità all'avversario di poter ripartire, di giocarci in contropiede e abbiamo sofferto in qualche situazione. Un'ultima Benissimo, domanda per il un'altra tecnico domanda, e lo lasciamo. Fabio. No, un'altra domanda, più che altro una considerazione, visto che il mister ha tantissima esperienza, da Gasso, ne parlavamo prima con Massimo, è un ragazzo che sta crescendo tanto in personalità, siete contenti chiaramente delle sue prestazioni? No, molto contenti di Dagasso, in primis il mister. Infatti nelle ultime settimane, come vedete, sta giocando sempre dall'inizio, sia da play che da mezzala oggi. Quindi è uno dei tanti ragazzi bravi che ha il Pescara e ci auguriamo che possa crescere ancora. In chiusura, Bucaro, e poi lo salutiamo. Nel secondo tempo lei ha detto meglio il Pescara all'inizio. Negli ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora, con i cambi è risalita un po' l'Ancona, un po' troppo?
No, è risalito, abbiamo subito due punizioni, un calcio d'angolo, ma situazioni pericolose non ne abbiamo avute nei nostri confronti, quindi non penso, è normale che abbiamo giocato a ritmi alti, soprattutto il secondo tempo, un piccolo calo ci poteva stare, non siamo più riusciti a ripartire, a giocare come dovevamo, ma tutto sommato non abbiamo concesso nulla.